Non c'è più tempo, il governo Meloni mantenga quello che ha promesso in campagna elettorale e approvi subito una legge che decida il futuro delle concessioni balneari italiane. Questo l'appello unanime che è emerso in questi giorni alla fiera balnearia da parte delle associazioni di categoria. Il tempo non c'è più. Ogni giorno che passa un comune va a gara. Noi non crediamo, ci stiamo lavorando alle trattative con l'Europa e poi vedrete che tutto finirà bene e entro giugno c'è la campagna elettorale, ci sono le elezioni, dopodiché la partita è chiusa. Per cui se effettivamente ci hanno una soluzione, è questo il momento di presentarla. Il silenzio uccide più di una legge sbagliata. Al governo ci sono tutti del no Bolkestan, no aste. Lo devono fare. Questo chiediamo. Fate quello che avete detto di voler fare. Se non ora, significa una presa in giro. Se non c'è un provvedimento legislativo nelle prossime giornate, non nei prossimi mesi, nelle prossime giornate, noi scendiamo in piazza. Le richieste sono chiare, no alle aste. E abbiamo verificato e certificato attraverso la mappatura che non c'è scarsità di risorsa, quindi che senso ha la Bolkestein? Abbiamo bisogno di fatti, abbiamo bisogno di norme, la diagnosi è stata fatta, gli studi sono stati portati avanti tutti quanti, certificati, perché comunque tavoli ministeriali, e ora bisogna fare azioni che mettano in sicuro le nostre imprese e la nostra programmazione del turismo e del futuro balneare italiano. La soluzione secondo me deriva dal lavoro che il tavolo tecnico durante l'estate ha praticamente messo a fuoco, perché con la verifica la ricognizione delle coste italiane, dove si è appurato, e non lo diciamo noi come associazione di categoria, ma ben 9 ministeri, con un dato certo abbiamo una risorsa che non è scarsa. E da qui perciò la corretta applicazione della direttiva con l'articolo 11 e non il 12, che è una mera eccezione dell'applicazione dell'11, e da qui si parte poi con una ricognizione che può essere con un periodo mediamente congruo per verificare quando ci sarà la scarsità della risorsa, perché solo in quel momento si dovranno effettuare le gare. Non lo diciamo noi, lo dice proprio la direttiva, che è spesso invocata da tutti coloro che invece ci vogliono mandare a gara. Abbiamo fatto una ricognizione un po' di tutte quelle che sono le normative e le forme di recepimento Stato per Stato, per far capire effettivamente l'anomalia che sta vivendo l'Italia rispetto a una situazione per cui non viene presa una posizione, e c'è bisogno veramente che a breve questa situazione venga conclusa e definita. Serve innanzitutto una norma che ci permette non di scavallare un anno o di continue proroghe, ma che ci dia certezza per il futuro e per gli investimenti, in quanto gli imprenditori balneari non possono ancora subire solo ed esclusivamente in Italia questa spada di Damocle della direttiva europea, ma devono in tutti i modi essere tutelati dallo Stato italiano, dal governo. Certamente bisogna partire dalla mappatura, che non lo dicono né il governo né i sindacati, però lo dice la Corte di Giustizia europea, che il governo deve prima valutare il concetto di scarsità e poi fare una mappatura comprendente anche i fiumi e i laghi. Quindi noi chiediamo al governo di finire questo tavolo, di andare avanti con il legittimo affidamento e di applicare la mappatura, che è quella che all'interno della direttiva Bolkestein ci permette di applicare l'articolo 12 appunto della Bolkestein, che dice che si va a gara soltanto se c'è scarsità. Noi sicuramente riteniamo che l'aspetto fondamentale sia, nel più breve tempo possibile, un intervento normativo che vada innanzitutto a recepire i dati della mappatura e che deve essere tradotto in una norma che vada a recepire i dati ma anche a stabilire
quali sono i criteri per definire l'eventuale scarsità o non scarsità della risorsa. Poi è chiaro ed evidente che la situazione è molto complicata, perché abbiamo comunque i territori, i comuni che si stanno muovendo in modo non organizzato, non lineare, creando grande difficoltà agli operatori, e contestualmente noi diciamo che bisogna seriamente iniziare a parlare di riconoscimento di valore aziendale. Un principio che è previsto nella 118 ma che non è declinato, che è fondamentale per il futuro del sistema imprenditoriale. È un tema che non può essere sterilizzato e banalizzato e associato alle evidenze pubbliche. Questo nulla ha a che fare, ma è una questione di ridare dignità alle imprese, di stabilire valori certi, criteri granitici, affinché noi capiamo qual è il valore certo delle nostre imprese. E ricordiamo a noi tutti che il tempo è già scaduto, ci sono alcuni colleghi che ad aprile avranno l'evidenza pubblica delle loro concessioni, noi dobbiamo essere tutti responsabili a far sì di chiudere quanto prima possibile. E noi come Confimprese chiediamo che si possa chiudere anche prima della competizione elettorale a Bruxelles, perché le norme ormai sono state scritte anche da alcune sentenze. Dobbiamo soltanto adesso dare noi un segnale di forte unione, di forte responsabilità per tutti i colleghi balneari, per noi stessi. Il lavoro che stiamo facendo insieme alla politica e al governo è quello di costruire un percorso legislativo che in Europa possa essere accettato, per mettere in sicurezza le nostre concessioni e per normare in maniera definitiva un settore che ha bisogno di certezze, perché sono 15 anni che sono fermi gli investimenti e le nostre aziende hanno bisogno invece di poter avere un orizzonte certo per poter costruire il futuro di un settore fondamentale per l'economia italiana. Le gare, chiamiamole come volete, per noi sono sfavorevoli. Siccome la Bolkestein recita che bisogna partire a parità di condizioni quando si partecipa a una gara, ecco, noi chiediamo le tutele per poter continuare a gestire le nostre imprese come abbiamo fatto fino adesso. La fiera di Carrara è stata anche finalmente occasione per discutere su una posizione unitaria da mantenere fra tutti i sindacati di settore. In questo momento ritengo di poter come dire, fare un coordinamento tra le associazioni che hanno partecipato appunto al tavolo tecnico. Noi come CNA riteniamo che questo coordinamento debba ruotare intorno alla posizione del legittimo affidamento e dai dati della mappatura sulla non scarsità della risorsa, che permetterebbe di aprire al mercato, alle evidenze pubbliche, per nuove e giuste iniziative imprenditoriali, ma al contempo poter permettere un periodo molto importante di continuità aziendale per le attuali aziende. Da questo dovrà scaturire una richiesta unanime al governo, partendo dalla mappatura e legittimo affidamento, di chiedere una riforma attuale e subitanea, perché ne abbiamo bisogno, e al contempo di bloccare i comuni. La categoria è unita, non vuole le gare. La strada non la dobbiamo dare noi, la deve dare la politica. Qui non c'è nessuno che invoca le gare, nessuno, non l'abbiamo mai fatto. La distinzione è sul percorso, qui sta saltando un intero comparto e il governo che fa? C'è la necessità dell'unità di intenti tutti insieme. Noi siamo disponibili fin da ora a sederci intorno a un tavolo, anche pubblicamente, facendo un incontro anche pubblico, per cercare di stabilire quali sono le posizioni e soprattutto le strategie da mettere in campo per poter fare una proposta seria e concreta al governo, unitaria. Noi siamo assolutamente da sempre per l'unità. Io penso che non ci possono essere grandi distinguo quando l'obiettivo comune di tutti è quello comunque di riportare certezza al comparto balneare. Certo, ci possono essere sfaccettature diverse, c'è chi magari predilige un percorso che un altro, ma alla fine tutti dobbiamo convergere in quello che è l'obiettivo principe, cioè ritrovare un nuovo punto di equilibrio. Noi sicuramente parteciperemo a quello che è un appello presentato anche da altre sigle, perché ci siamo sempre stati e ci saremo anche su posizioni diverse, però in questo caso qua penso che non ci sia nessuna difficoltà a partecipare in presa diretta a qualunque sia
il tema e la condizione, perché la condizione con cui queste imprese stanno andando avanti è diventata veramente improponibile.